Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ciao ciao! Allora, in questo video vi parlo di come riaggiustarci per uscire. Io comincio con il mettere il mio contorno occhi di Yves Rocher e lo applico sotto le mie belle occhiaie. Lo massaggio un pochino e poi proseguo con la mia crema Bio Phyto Relax per pelli miste e impure. Vi lascio poi tutta la lista dei miei prodotti sotto l'info box, così potete consultarla. Io nel frattempo faccio un po' asciugare sia la crema per il contorno occhi che la mia crema idratante all'aria, e nel frattempo mi volevo asciugare i capelli. Ecco qui che comincio a truccarmi con il mio correttore di Essence e lo lascio. È la cosa che metto prima di tutte, perché almeno lo faccio, secondo me, asciugare un po' e rimane più a lungo nelle zone dove mi serve di coprire. Metto sulle occhiaie, su tutte le mie imperfezioni. Dopodiché metto anche il mio fondotinta. Adesso sto usando questo di Stenom e mi trovo anche molto bene, perché ha una buona copertura e dura anche a lungo. Utilizzo poi questa spugnettina che per un parecchio tempo ho snobbato, perché non capivo che andava bagnata per farla ammorbidire, e nella mia ignoranza non capivo come funzionasse. Invece adesso la trovo molto ma molto comoda, comprata al cinese, io dico la verità, per 1,50 euro circa. Poi dopo, nelle zone dove vedo che c'è bisogno di ancora coprenza, di un'ulteriore coprenza, utilizzo di nuovo questo correttore e lo vado ad applicare sopra. Dopodiché, per fissare tutto il trucco, utilizzo questo illuminante matte di Essence, che secondo me non è un illuminante perché illumina poco, però io lo utilizzo come cipria. Uso questo pennellino e lo vado ad applicare su tutto il viso. Dopodiché prendo questo pennellino di Avon in combo con questo fard di H&M che ho da un annetto, però mi piace tanto, e in combo con questo pennellino lo utilizzo per fare un po' di contouring a modo mio, diciamo, nella maniera mia. Sto sperimentando questo metodo e io lo utilizzo così per creare delle ombre sul viso, proprio solo nelle zone in cui vedo che ho bisogno di fare alcune ombre. Lo utilizzo così da poco tempo, perché non è che sono una maga del trucco, quindi lo utilizzo così e il risultato mi piace, ecco. Dopodiché sfumo questo
contouring con questo pennellino sempre di Avon, che mi piace molto perché è molto morbido, e vado a sfumare sempre con questo fard. Una volta finito di sfumare, prendo sempre lo stesso pennello e utilizzo una palette di Essence di illuminante. Sono degli illuminanti color pesca e li applico. Ecco, da notare qui la palettina che è mezza scassata, ma è mezza scassata nonostante sia nuova, si è rotta subito. Li applico sugli zigomi. Applico il colore più scuro, aranciato, e poi sembra più aranciato, ma alla fine non è molto scuro. Lo applico sugli zigomi facendo un leggero sorrisino. Ecco, la parte più chiara la utilizzo per illuminare un po' alcune zone, tipo il naso e altre zone, il mento e qualche altro punto luce qua e là. Vado a prendere poi una palettina di Avon per quanto riguarda gli occhi. È una palettina, anche questa è nuova, mai utilizzata, e contiene questi colori. Allora, all'inizio volevo usare il pennellino in dotazione, ma si è rotto praticamente subito, quindi ho optato poi per utilizzare le dita e andare a creare questo trucco molto semplice. Ho preso il colore più chiaro e l'ho steso su tutta la palpebra mobile. Ho preso poi questo color grigietto e lo sono andata a stendere per creare una leggera ombra alla fine dell'occhio. Come vi ripetevo, io non sono una maga del trucco, ma cerco di arrangiarmi, ecco, vedete qui. Tutto ciò perché non trovavo il pennello che uso per sfumare. Poi sono andata a prendere questo celestino, diciamo, e l'ho messo sulla palpebra superiore. C'ho un pennellino per sfumare e un pennellino per fare le righe più nette, ma non le trovavo in quel momento, quindi mi sono arrangiata perché io sono molto casalinga, molto veloce. Con lo stesso pennellino di prima del contouring l'ho utilizzato per andare a punire quei piccoli granellini che potevano essere scesi, e poi sono andata a sfumare un po' anche la parte più scura dell'occhio. Dopo vado ad applicare questo eyeliner di Yves Rocher sotto l'occhio in questo modo. Lo applico giustamente fuori perché è un eyeliner. E poi sono andata a creare una leggera codina sopra, in questo modo. Sono andata poi a riprendere il colore più scuro per intensificare ancora un po'
la parte scura dell'occhio in questo modo. E poi ho preso un mascara sempre di Essence. Questo mascara mi piace, costa anche pochino. Sulle labbra vado ad applicare un rossetto di pupa che mi piace a periodi alterni dell'anno. Quindi in inverno lo utilizzo e in estate no. Comunque è un bel colore. Applico questo rossetto in combinazione con questa matita di Eufydra. È una matita morbidissima dell'Eufydra, presa in farmacia. Buona. Molto molto buona. Poi vi lascio i nomi sotto all'info box perché così facendo non mi ricordo nulla, li devo leggere e ve li segno bene tutti quanti. Vi ricordo inoltre che questo è stato un trucco veramente molto veloce, molto casalingo, di quando ho 2 minuti senza i miei bimbi e ho cercato di perderci un po' più di tempo, ma non sono né una maga né una make-up artist, non sono una truccatrice, un'estetista, non sono nessuno, sono soltanto una mamma che, ecco, quando ha tempo si diletta un po' di più. Ho cercato di realizzare un bel trucco, diciamo. Eccomi qui, il trucco è terminato. Alla fine l'effetto è anche un bel effetto. Sottofondo di mio figlio. Spero che il trucco vi piaccia. Vi lascio qualche foto del trucco terminato poi, così mi dite se vi è piaciuto oppure no. Io vi saluto e vi lascio al prossimo video.